Ieri presentato Pensiero Democratico, la proposta politica che i dissidenti del Partito Democratico Acese portano in dote a Michele Alì. L'area, guidata da Salvo La Rosa e Gaetano Cundari, ha spiegato ieri in un salone della chiesa Arcangelo Raffaele, letteralmente gremito, perché Acireale Bene Comune può rappresentare la svolta e perché hanno scelto di sostenere Michele Alì. Noi abbiamo costituito un'area politica che si chiama, che abbiamo denominato Pensiero Democratico. Pensiero Democratico è un'area politica costituita da dirigenti locali, da iscritti, da militanti, da elettori, da semplici simpatizzanti del Partito Democratico che hanno vissuto con grande disagio e con grande imbarazzo le ultime scelte della segreteria del Partito Democratico di Acireale. Non abbiamo condiviso in particolare la frattura che si è determinata nell'area democratica e progressista cittadina. Si è consumata una rottura con Acireale Bene Comune con cui si era lavorato per tanti anni e questa rottura purtroppo non è passata intanto neanche all'interno degli organismi del Partito Democratico, ma tuttavia, a parte le questioni di metodo, c'è anche una proposta politica che, al di là dell'intenzione del candidato sindaco, le cui qualità umane noi non discutiamo assolutamente, ma ripeto, questa proposta politica vede oggi un assemblaggio di pezzi di ceto politico, alcuni provenienti addirittura dall'area del centrodestra, che sono stati complici e protagonisti della devastazione di questa città. Noi non crediamo affatto che in nome di un cosiddetto realismo politico si possa immaginare una proposta per il futuro di Acireale, una proposta di innovazione, di miglioramento, una proposta di cambiamento insieme a chi ha sinora distrutto e devastato questo territorio e questa città.